Nuova sequenza, la sequenza 9. 9. 1486, 10 anni dall'inizio della storia. Ezio ha già 27 anni. Iniziamo subito col primo ricordino, però. C'è un però, questo. Sono una stupida, scusatemi. Meno male te ne rendi conto. Ops. Oh, guardate che pericolo. Ezio! Dio mio, sei vivo! No, sono morto. Ma è vero? Dicono che hai ucciso il Doge. Cercavo di salvarlo, Leonardo. Ma la verità conta poco. Non ce l'ho fatta. E ora sono l'uomo più ricercato di Venezia. Beh, la fortuna ti arride. C'è il carnevale in città. Il periodo in cui tutti girano a volto coperto. Sono qui per questo. Hai una maschera per me? Sicuro, sicuro. L'ho qui da qualche parte. Ah, la sequenza del carnevale questa, capito. Grazie, amico mio. E ti ho portato qualcosa. Oh, un pezzo del codice. Ah, piuttosto complessa. Sembra un nuovo progetto. Un meccanismo per la polsiera, ma non una lama. In effetti, sembra una specie di arma da fuoco, ma grande quanto un colibrì. Com'è possibile? Non ne ho idea. Costruiamola e vediamo. Sapere è potere. Ok, la pistola è esattamente questa. Si tiene premuto quadrato e si spara. Uno, due. E tre. Vabbè. Molto, molto, molto easy. Stai aiutando molto, fratello. Figurati. Ma certo non sei tornato solo per farti fabbricare nuovi giocattoli. Riguarda questo nuovo terribile doge che hanno letto, Marco Barbarigo. È morto. Allora vorrei parlare col tuo amico Antonio. Ultimamente ci vediamo spesso a casa di una conoscenza comune. Anzi, lo sarà presto morto. Sestiere d'Orso Duro, a sud. Chiedi di sorella Teodora. Sorella? Beh, sì, in un certo senso sì. Molto sorella. Ah, Ezio, oggi comunque non puoi andartene in giro armato. Grazie, Leonardo. Ora, quella maschera. Che poi in realtà le botteghe di Leonardo sono molto simili l'una con l'altra, eh. Ok, abbiamo sbloccato una nuova area di Bene. Suo fratello Agostino era destinato alla gloria, ma anche Marco lasciò una traccia nella storia di Venezia. Tirannico fin dalla più tenera età. Otteneva tutto ciò che voleva. Qui sono registrati gioielli, intere flotte, tutti pagati dalla sua famiglia e tutti ordinati direttamente da lui. E poi c'è la vita privata. Pare che la moglie di Marco, Carlotta, fosse stata sposata con la sua guardia del corpo, Dante Moro. Dante era il capitano della guardia cittadina, erede di una delle famiglie più prestigiose di Venezia. Marco doveva essere suo buon amico, già. Senti qui, Marco decide che vuole Carlotta. Nella religione cattolica il matrimonio dura finché morte non ci separi, e Marco è un buon cattolico. Così paga qualcuno per far fuori Dante. Dante viene trafitto 3 volte al corpo e 1 alla testa. Ma non muore, si riprende con seri danni alle funzioni cerebrali, diventa come un bambino. Allora cosa fa Marco? Assolda Dante come sua guardia personale. E gli impone di firmare un documento in cui annulla il matrimonio.
Marco si prende Carlotta e fa di Dante il suo schiavo personale. Un tipino simpatico. Simpaticissimi. Che poi Dante Moro avrebbe 26 anni. Un anno in più di Ezio. Va bene. E quindi lo faremo fuori. Anyway, abbiamo un nuovo lato di Venezia da scoprire, che è questo qui. E quindi io farò tutto il necessario e andrò anche poi, anzi andremo insieme, a fare l'ultima tomba dell'assassino.